26 atleti schierati in partenza. Ed è partita questa prima semifinale al signor Massi. Vediamo 18 atleti che andranno in finale, 13 giri del percorso. Ed è subito l'atleta della Mezzana in prima posizione. Bellusco all'esterno, il perfetto del Bellusco in prima, seconda e terza posizione. Dopo a seguire gli atleti del Bellusco. Ovviamente Massi ci ha concitato in questi primi metri di gara. Vediamo, sono 26 atleti in gara. Allora, l'atleta 737 Biagi Sofia, per favore in postazione cronometrica. Quindi l'atleta Biagi Sofia, numero 737, per favore in postazione cronometrica, grazie. Con il CIP, quindi presentarsi qui con il CIP l'atleta Biagi Sofia, atleta della Trianza. Al passaggio siamo ai meno 11, tra poco si riprende il video di questa gara ed eliminazione. Ora siamo tra gruppi per sfide, atleta della Luna Sport Academy all'interno, il duo della Luna Sport Academy in prima e seconda posizione. Ora tutto variato in testa. Siamo alla curva che porta gli atleti al rettilineo, quando vedremo meno 10 al passaggio. Siamo a Montagno, gli atleti per portare la migliore posizione al centro del Triolo, Fiorito. Quadarella all'esterno, si prende la prima posizione, quindi il duello tra Triolo e Bellusco per la prima posizione. Vediamo, saranno 18 gli atleti che passano in finale. Ancora il trio del Bellusco in prima, seconda, ovviamente terza posizione. Bellusco, poi Triolo in quarta. Però ci sono due filo. Campana. Adesso è Bramante a fare l'andatura, abbiamo sentito la campana, quindi si entra nel vivo della gara, si inizia con l'eliminazione al passaggio ed è adesso la coda della Mezzana in prima posizione. E siamo al rettilineo dei meno 8. Scia! Ed è ancora il trio del Triolo Gargallo in prima, seconda e terza posizione sulla eliminazione, eliminazione che è del numero 63 in candela. Alessandro, fermarsi per favore. Quindi numero 63, la prenda dello skating Trapani in candela. La prima eliminazione di questa semifinale, ancora il terzetto delle città di Triolo Gargallo nelle prime posizioni. Siamo ai meno 7, quasi 4 minuti di gara. Si apre a ventaglio adesso per questa eliminazione. Vai all'eliminazione. Il 368 Palanca Giacomo, fermarsi, atleta Palanca Giacomo 368, fermarsi. Siamo ancora nel vivo della gara, meno 6, si va al rettilineo, quindi nuovamente eliminazione dal passaggio. Una sporta Academy all'interno, Triolo Gargallo all'esterno.
atleta 290 Dubranić Andrea per Marsi. Atleta 290 Dubranić quindi è fermarsi per questa eliminazione, ancora il terzetto del Priolo Largarlo, poi Menzana Bellusco, queste sono le prime 6-7 posizioni, al passaggio siamo al meno 5, ancora eliminazione al passaggio, si apre il tutto al dettaglio, Grifo, occhio! Ed è l'atleta Quadarella Vincenzo, l'atleta 465 Quadarella Vincenzo Fermasi per favore. Quindi l'atleta 465 Quadarella Fermasi per favore. Si è fermato l'atleta e adesso siamo al meno 4, si apre nuovamente il gruppo a ventaglio. Vai Filippo, tienilo! È stato finito all'esterno, Priolo all'interno, .971 Fantano portato Leonardo per Marsi, ed era l'atleta .971 Fantano Leonardo per Marsi per favore. E siamo al rettilineo, quindi nuovamente eliminazione al passaggio del numero 3. Ora Priolo all'esterno, per lui sta ancora all'esterno per questa eliminazione. Bravo, bravo. Ed è il 323 dal loro Filippo, atleta del San Miniato. Quindi 323 dal loro Filippo, l'atleta del San Miniato ad essere eliminato, ma siamo ai meno 2, nuovamente eliminazione al passaggio, tutto si apre a ventaglio, Bellusco all'interno, Priolo in quarta, quinta, sesta posizione all'esterno, 21 Tonello Luca per Marsi eliminato. Tonello Luca, l'atleta numero 21, per favore fermarsi, l'atleta della Portitese, quindi l'atleta 21, Tonello Luca, e siamo ormai alla rettilineo che porta gli atleti al ultimo giro, quindi Fantana a fermare, si va all'ultima eliminazione, Bellusco in prima posizione. Zerling Andrea, atleta della pattinatore San Mauro, Zerling Andrea fermarsi per favore, ma si va nel video di questa prima semifinale, si va allo sprint per segnarsi la vittoria di questa prima semifinale. Sembra l'atleta del Priolo Gargallo a vincere questa prima semifinale, prima secondo terzo Priolo Gargallo, all'interno c'era Mazzini. Partita questa seconda semifinale, categoria senior maschi, anche per loro 13 giri del percorso, siamo già al primo rettilineo per loro. Ovvero atleta 626 Peretti, Michael, atleta dei pattinatori in mare e marine, prima posizione a fare l'andatura. Siamo al rettilineo opposto all'arrivo. Gruppo già allungato. Siamo quasi a un minuto di gara. Al passaggio siamo ai meno 12 per questa seconda semifinale del Bologna. Atleta 586 in prima posizione. Vitto Frati, Edoardo per il Bologna.
Si sta ritirando. Ed è passaggio di meno 11 ancora tutto invariato in mezzo a Bologna in prima posizione. Prima Alemani, queste le prime tre posizioni tutto allungato. Importante che sta attaccato, sta nel gruppo. Ancora tutto invariato in testa. Siamo al rettilineo verso l'arrivo, le stelle stanno affrettando la curva. Questo c'è il in testa, non è della Bologna all'esterno, numero 43 a prendere la prima posizione. Lementoni, atleta del Bosica in prima posizione. Ancora Bosica in prima posizione, tutto allungato. Siamo quasi al rettilineo, al passaggio dei meno 9. Ancora atleta del Bosica in prima posizione. Poi il due del Priolo Gargallo in seconda e in terza posizione. Dietro 4. Quanti ne passano? Loro 3 minuti di gara. Non c'è la pagina, hanno eliminato la pagina. Abbiamo il due del Priolo Gargallo in prime posizioni. Ora il due del Priolo Gargallo, poi Bosica, Pinea, Savona, per le prime 4-5 posizioni. Ora il due della città di Priolo Gargallo, poi Bosica, Spinea, queste le prime 4 posizioni quando già gli atleti sono in uscita viva per affrontare il rettilineo dei meno 7. Ancora invariate le prime posizioni, adesso ora quello della Luna Sport Academy, seguita di giorni in seconda, all'esterno si mette adesso in seconda, quindi Luna Sport Academy, Spinea, queste le prime 2 posizioni. Siamo al passaggio dei meno 6, ora gruppo compatto. Siamo ai meno 6, Luna Sport Academy Spinea, Priolo Gargallo all'esterno, Bosica per mettersi in quarta posizione. Queste sono le prime posizioni, stanno già affrontando il rettilineo opposto all'arrivo. Intanto il passaggio siamo al meno 5, ricordiamo che a termine di questa ultima semifinale alle 11.30 inizieremo con la gara dei 100 metri in corsia, quindi terminata questa ultima semifinale se dei maschi alle 11.30 si inizierà con la prova dei 100 metri in corsia. Quindi ritorniamo nel video di questa semifinale, ancora tutto invariato in corsa e la treta del Priolo Gargallo, Bosica in seconda, abbiamo 6 minuti di gara. A partire.
dire nella stessa posizione. No, ha detto di fare la lunga. I preti adesso stanno affrontando il rettilineo, porto l'arrivo ancora Priolo, con il Bellusio a seguire. Siamo già al rettilineo, che vede gli atleti, il meno 3. Cacchio, ti ha dato la mano nel video? Mamma, io ti ho dato la mano. Atleta 970. Per 4 secondi, prima posizione 270. Francolini, Fabio, atleta dell'aeronautica militare. Adesso nuovamente si succede la testa del gruppo. Mai sentito la mano? Quando al passaggio siamo già ai 7 minuti di gara, 2 giri al passaggio, velocità all'esterno. Si aprono un po' gli atleti a ventaglio, questo momento Francolini all'esterno che prende sulla prima posizione, si deve vedere delle Priolo Gazzana. Non ho guardato il telefono per non scaldarmi, cioè io guardo poco le gare. E allora gli ho risposto dopo la gara e gli ho detto che perché c'erano un po' di... Quindi abbiamo sentito la Gazzana, quindi al passaggio sarà eliminazione e ovviamente ultimo giro per gli atleti. Me l'hanno prestato i miei compagni di squadra, se no scambiate tutti che sì. Quindi sarà ultimo giro per gli atleti in campana, a presa della Rosica, Angeletti, Bellusco. Queste sono le prime tre posizioni. 95 eliminato l'atleta numero 95. 16. Sarà un altro fermarsi. Quindi l'atleta numero 95 sarà anche della modificazione, viene eliminato e si va allo sprint per questa chiusura ed è quello tra Bosica e Priolo. Questa è la 33 che vince questa seconda semifinale tra due via, sono tutti gli atleti, certo ripetiamo sono gli atleti che andranno in finale. Adesso si va a concludere questa seconda semifinale, appunto come abbiamo ricordato.